Dopo vai in paese da Sloco e gli dici di mandarmi il lucido per l'ottone. Gli ordini, capitano. La mia mamma era bella, vero, capitano? Dalla fotografia sembra bellissima. Siamo stati fortunati, vero? Fortunati? Mm-hmm. Io non avrei mai saputo com'era senza quel baulotto. Hai rischiato la vita anche per lui? No, è arrivato da solo, arriva. Lucia di Lammermoor. Dici che hanno dato il suo nome alla canzone? Può anche essere. Sembra una cantante da come è vestita e dai costumi nel baule. Chissà se riusciva a cantare Dormono negli abissi fino alla fine. È una tonalità troppo bassa per un soprano. La gente valorosa dorme in fondo agli abissi. Onore a loro. Ma come diavolo fa uno a dormire in un abisso? Niente disturba il nostro ultimo sonno. Tutti devono morire. Un certo giorno. Anche noi due. Quando sarà il momento? Credi che a Natale ci arriviamo? Io non mi stupirei di farcela. Forza, salpa l'ancora e prendi il largo. Sì, signore. Sembra un marinaio. Reduce da mille tempeste. Ciao. Ci vediamo. Su ponte e vado per il mondo. Arriva Stella. Oh, ciao Stella. Su, forza, ti stiamo aspettando. Non posso ancora, ora sono in missione. Aspetta quando esco. Non ce l'hai la fidanzata? No, ma me la farò appena ci sarà il passaggio dei merluzzi. Speriamo che passeggino presto. Vogliono fare di testa loro. Tu resta di vedetta. Ehi, guarda chi c'è. Ciao, Stella. Come stai oggi? Come un pesce. Oh, buongiorno, Stella. Buongiorno, signora Croft. E il capitano è con te? No, signora. Dì al caro capitano che ho chiesto sue notizie. Non scordartelo. Neanche morta. Me lo scorderei. Stai attenta, Stella. Puoi dire addio al tuo capitano se lo cattura. Non ce la farà finché io sarò di guardia. We need another case of brass polish. We need it right away. And don't forget what we get off for being government. You know, we always aim to please you, Miss January. The price is still the same, and we'll make prompt delivery. Omaggio della ditta. Coraggio. Sono tutti lunghi uguali, li ho misurati. Lo so, però i neri durano di più. Grazie. Di niente. Non scordate di farci un prezzo speciale, eh? Noi ci diamo la nostra esclusione. Non me lo scorderò. Prego, signorina, vogliamo buttarci. Coraggio, dai, 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 dai. Scattaci. Non farlo cadere. No, sta tranquillo. Qua sopra. Thank you.
Zalica, tu sai tutto sulla vita che fa un marinaio. Balli come un marinaio, ma non sarai un marinaio finché non sputerai contro vento. Do you have to know how to do that? You sure do. You're just a blooming landlubber till you can. Then I'm gonna learn now. Watch me. Stand back, boys. Let her go, Cap. Now it's your turn. Yeah, go ahead, Star. Yeah. No, no, that ain't it. Now watch me closely. Get the idea? I got it now. Watch. Now you got it. Try it again. Chi è quella bimba? È la figlia adottiva di Capitan Gennaio, il guardiano del faro. È una cosina deliziosa. Frequenta la scuola? Veramente no. Vede, l'ex ispettrice era piuttosto tollerante. Lo immagino, non per niente è diventata ex. Ma lei si accorgerà che io non lo sono affatto. Attenzione, ultima prova! Dai. Uno, due, tre! Piccola, piccola, smettila! Brutti fannulloni! Dovreste vergognarvi di insegnare certe cose a una bimba. Scusi, signora, loro giocano sempre così con me. E lo sa che il Capitan Jerox sa sputare a 5 metri con il mare a forza nave? Mi compiaccio. E il Nostromo, quello con la fisarmonica, lo sa che ha ucciso 3 cinesi con un coltello da tavola? Smettila! Meriteresti 2 schiaffi. Che uomo è questo Capitan Gennaio che ti permette Capitan di... Capitan Gennaio è l'uomo più buono del mondo. Lo vede quel faro laggiù? Beh, quello è suo. E lui salva milioni di navi ogni giorno. Dì a tuo padre che dovremmo fare un bel discorso su di te. Sì, signora. Io dico che non sa sputare contro vento. Non essere impertinente, signorina. Oh, io non volevo. Io so che devo essere gentile con le vecchie signore. Ma cosa vuole? Ti spiegherò tutto stasera. Chi è quella? È la nuova ispettrice, venuta da Salem. Ah. Che cosa vuol dire ispettrice? Burrasca in vista per i bambini. Oh, allora io salpo l'ancora e... Oh, oh. Prendi l'ancora! Andiamo! Insomma, che cosa ha detto? Se l'è presa con me e se n'è andata. Ah, lasciala perdere. Non è che lei può farci qualcosa. Scherzi. Ricordati che lavoro per il governo. Anzi, sono il governo qui. Anche lei è governosa. Sai, il capitano Jerox dice che è una specie di ufficiale. Non preoccuparti. Posso guardare adesso? Posso guardare com'è? Oh, no, no, non ancora. Sarà pronta tra un minuto. Perché devo fare questo lavoro? Tutte le brave bambine sanno ricamare. Non servono queste cose quando si va per mare. È qui che ti sbagli. Un buon marinaio sa usare l'ago. Adesso posso guardare. Oh, il capitano Nasro! Ciao, Gioia. No, miseria, non si può festeggiare nessuno senza averti tra i piedi. Chiudi la valvola, vecchia marmitta. Non sono qui per te, sai. Forza, vieni a vedere che cosa ti ho regalato. Oh. Mi riconosci? E perché una gru dovrebbe riconoscerti? Ho una gru. L'ho presa per la cicogna. No, è una gru. La cosa che più desideravi. Aspetta, ancora non hai visto il meglio, sai? Guarda. Guardali quei due.
Senza quel fiocco non li distingui mica. Per favore, inviti il capitano a fare festa insieme con noi. Non l'avevo contato, ma visto che è qui. Grazie, vado ad aggiungere un posto. Sai che ti dico? Contato o no, io qui sono e qui rimango, quanto voglio. Ah, rimani? Sì, rimango. Era un po' che dovevo venire a ispezionare questo faro. Ma sono matti a Washington se ti hanno nominato ispettore. Non sai nemmeno distinguere un telescopio da un tubo di stufa. Da come lo dici, immagino che sono identici. Ammessa, marinai! Tu siediti là, capitano, un altro. Questa non balla al suono dell'armonica e non è la cosa che più desideravi. Ma spero che un poco ti piacerà. Un poco, capitano. È il regalo più fantastico che ho mai avuto. Grazie, capitano. Che roba è? Indovina un po'. Quante risposte posso dare? È una torta. L'ha fatta il capitano. Oh, davvero? Grazie, preferisco le candele. Pensa a qualcosa, ha un desiderio e poi soffia come un monsone. Ti regalo il mio desiderio. Davvero? Io voglio... Se vuoi quello che io penso che vuoi, ti sbatto la torta in faccia. Che fai? E mi riprendo il mio desiderio. L'avevo dato via perché l'anno scorso non sono riuscita a spegnere le candeline. Ecco, signorina, soffia. Ah. Come la chiami la bambola? Non so. Visto che non è una bambola qualsiasi, la chiamo Susy. Perché Susy? Come la sirena del capitano. Cosa? Quello lì è una sirena. Mostragliela, capitano, mostragliela. Tu, forza, mangia la tua torta. Ti prego, mostrala, ti prego. Va bene. Falla scolettare. Di più. Di più. Dai, aspetta un momento. Quella è niente. Guarda qui che cosa ho. Ma la tua scoletta. Questa? Ah, smettila. Ti sembra una gran cosa. Guarda qua. Ah, adesso ti faccio vedere io. Ma, aspetta, pare vero, no? E allora questa? E tu cos'altro hai? Aspetta un momento, ti faccio restare secco. Voi è Capitan Gennaio. Sono io, cosa vuole? Io sono la signora Morgan, la nuova ispettrice scolastica. Perché questa bimba non va a scuola? Pensavo di mandarcela l'anno prossimo. Ciò che lei pensa non ha alcuna importanza. Esiste una legge sull'istruzione obbligatoria e questa bambina è già in età come da poter... Come fa a sapere che età? Non lo sappiamo nemmeno noi. Oh. Da quanto mi risulta è stata allevata senza alcuna disciplina. È rozza, irrispettosa e sta crescendo come un essere selvaggio. Guardi solo come va in giro, senza un vestito. Ehi, si faccia gli affari suoi. Stella è mia e io non intendo... Lei non ha alcun diritto sulla bambina. Non ha fatto niente per adottarla. Ed è facoltà delle autorità scolastiche levargliela e affidarla a un istituto che le impartirà un'adeguata educazione. Domando scusa, signora Morgan, non è che io voglia difendere questo pirata, ma lei prende un bel granchio se dice che Stella viene su ignorante. Stella legge la scrittura e scrive la lettura meglio di qualsiasi 6enne. Ma che dici meglio di un 6enne? Nemmeno uno di 8 o 9 anni, né sa quanto Stella. E nemmeno uno di 10 anni, per non dire 11. Di pure 12 e anche 13. Io non l'ho educata, eh? E chi le ha imparato i migliori libri che esistono? La Bibbia e il Bowditch. Il Bowditch, un manuale di navigazione, l'ideale per una bimba di 6 anni. E niente da dire sulla Bibbia? Non esiste niente di meglio della Bibbia e del Bowditch. Ti imparano tutti e due a filare diritto. Non sono venuta qui per discutere di libri. Sta dicendo che mi vuole portare via. Sì, ma sono solo chiacchiere. L'accompagni a scuola martedì e le faremo sostenere un esame.
Mio nipote verrà interrogato insieme con lei e si appurerà così quanto sia carente l'istruzione di Stella. Ci sarebbero dei dubbi circa la sua età, ma lei dice che è all'altezza di un bimbo di 8 anni e per noi 8 ne avrà. Forse ne ho solo 6. Vada per gli 8. È ora fuori di qui. È il suo compleanno e esami o non esami, io ne ho abbastanza. Ne riparleremo. Cos'è quella cosa di cui parlava? Isti. Non ci pensare, non ci finirai mai. E adesso va fuori a giocare. Devo parlare con Nastro. Io vado dal suo gemello, la gru. Ok, signorina. Ma sei diventato scemo. L'hai combinata grossa, sai. Che bisogno c'era di dire che Stella è più sveglia di uno di 8 anni? Beh, lo è e come? Certo, ma così sarà tutto più difficile. Poteva cavarsela con gli esami dei marmocchi di 6 anni, ma tu hai voluto quelli da 8. Io non ho paura. Oltretutto, Stella non è mica una cosa tua. Come non è mia? No che non lo è. Te la sei presa senza dir niente a nessuno e senza chiedere un accidente di niente. Legalmente che diritti hai? Non l'hai nemmeno adottata. È più che adottata. Fa parte di me. Lo so che è così, ma non risulta. Quando l'hai trovata in mare, dovevi consegnarla alle autorità o vedere di scoprire se aveva parenti. Ho tentato. Sì, come no? Beh, ho tentato per un po'. Dovevo continuare in eterno. Ah. Non volevo perderla. Volevo tenermela. Ma poi tanto non ha parenti. Sono tutti morti. Davvero? Hai mai guardato quest'album attentamente? Signor John Mason, 326 Bolingston Street, Boston, Massachusetts. Potrebbe essere un parente. Se non ti ha risposto, non è mica detto che sia morto. Forse era all'estero. O tu ti sei scordato di scrivergli. Non sono affari tuoi. Stella è mia. Nessuno riuscirà a togliermela. Come ti sembra? Sembra una bandiera ammainata. Sapete, non riesco a capire se mi piace. È fatto apposta per la scuola. Quando andavo all'asilo ne avevo uno tale quale. È sicura di non averne coi pallini? Mi faccia vedere pallini. No, $4. Questo è perfetto. Ma non lo volevi coi pallini? Non ci vedi più bene. Oh, guardate! Mi piace molto questo. Sì, è proprio una bellezza. No, a me non piace granché. Perché non provi a metterlo, Stella? Posso provarlo? Ma si capisce, vieni, così ti aiuto. Nastro, mi presti $50 fino a sabato? Ma che ne fai tu dei soldi? Beh, ho avuto qualche spesetta per Stella. Ah, mi spiace, non ho un centesimo in tasca. Comunque, sai dove li trovi $50? Dove? Dalla cara vedova Croft. Farebbe non so che cosa per te. No, si farebbe delle idee e a me non vanno certe idee. Oh, non fare il difficile, tanto quelle idee ce le hai già in testa, che a te piaccia o no. Non è carino. Cosa ve ne pare? Oh, meraviglioso! Sì, trovo anch'io. E tu, capitano? Ecco io. Le sta alla perfezione e con il cappello viene solo $41.35. È regalato. Tu, aspettaci qui. Voliamo dalla vedova. Coraggio, coraggio! No, un momento, non correre. E dai, entra. Ma di che hai paura? Non ti morde mica. E tu che ne sai? So che cosa vuole. Preferirei affrontare una burrasca senza bussola né timone. Senti, perché le vedove hanno tutta la mania di sposarsi di nuovo? Glieli vuoi chiedere questi $50 oppure no? Ho avuto un'idea. Entriamo tutte e due e le chiediamo $25 per uno, eh? D'accordo, ma lo faccio per Stella, eh? Su, forza! Un attimino! Salve, Nastro. Oh, Capitan Gennaio, si accomodi. Oh, capitano, perché non mi avvertite? Sono tutta in disordine. Ecco io. Signora Croft, Capitan Gennaio vede, dovrebbe dirle qualcosa di molto personale. Quindi io me la squaglio e vi lascio soli soletti. Che sporco doppio giochista, verme traditore. Oh.
Allora che voleva dirmi, Jen? Sono venuto... Creda, non tanto per me quanto per Stella, lei capisce? Oh, capisco, e come? Quella creatura ha bisogno dell'affetto di una madre. Nessuno può prendere il posto di una madre. Salvo un'altra madre. Certo, sì, naturalmente. No, 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 non volevo dire questo. Ma non so come fare a chiederle. Oh, perché, Jen? Un valoroso marinaio come lei ha paura di una donnetta come me. Se lei... mi può fare questo grosso favore, io le prometto... Dica, dica, mi promette? Mi presti $50. Oh. Vede, Stella ha bisogno di un vestito come si deve per gli esami. Ma sì, certo, capitano. Può chiedermi quello che vuole, a lei non rifiuto nulla. Vado a prepararle l'assegno. Subito, subito. Ecco a lei. Oh, grazie, grazie. Sai, ho un conticino in banca, più che sufficiente per le mie necessità. Ah, brava. Beh, arrivederci, Elisa. Arrivederci, caro Jen. Ah. Addio. Non ci parlo con te, granchio bugiardo e traditore. Te li ha dati, Jen, caro. Non sono affari tuoi. Sì. Io ero, tu eri, egli era. Noi eravamo, voi eravate, essi erano. Io fui, tu fosti. A me non sembra giusto. Accidenti. Se fossi andato a scuola invece di scorazzare per il mondo. Dando una lustratina. L'hai già lustrato questa mattina. Non puoi smettere e prepararmi per fare l'esame invece? Appena ho finito. La vita di chi naviga dipende dalla pulizia di questo coso. Pensa se la lampada avesse fatto cilecca la notte che sei capitata. Dormirai negli abissi. Sì. Te le ricordi le tabelline, Gioia? Allora, dimmi quella del 2. 1 per 2 fa 2. 2 per 2 fa 4. 2 per 3 fa 6. 2 per 4 fa 8. Sì, brava, continua. 2 per 5 fa 10. E quella del 3 te la ricordi? Certo. 3 per 1 fa 3. 3 per 2 fa 6. 3 per 3 fa 9. 3 per 4 fa 12. 3 per 5 fa 15. 3 per 6 fa 18. Adesso passiamo alla geografia. Ok. Capitan Nasro dice Nasro, che... Nasro, sempre Nasro. Qualcuno ha fatto il mio nome? Che cosa vuoi? Ho detto niente, vecchio merluzzo essiccato. Sono venuto ad aiutare Stella a prepararsi per gli esami, dato che tu sei analfabeta. Io analfabeta? Io so leggere, scrivere, contare fino a distruggerti. Anche con le mani legate dietro la schiena. No, è impossibile, perché hai bisogno delle dita per contare. Ah sì? E tu non vai più là di 10 se prima non togli le scarpe? Mm? Senti, litigare non aiuta certo Stella a far l'esame. Ma questo forse sì. Sai, ho pensato che forse era già qualcosa se sapevamo prima cosa le chiedevano. Questa è una manna. Come l'hai avuto? Dal momento che casa mia è proprio dietro alla scuola, ho pensato di farci una capatina. Senti, Stella, ecco le domande che ti faranno domani. Allora vediamo la prima. Qual è l'area di un campo lungo 80 pertiche e largo 206 braccia e mezzo? E quanto lo pagheresti se costasse 9 centesimi a pollice quadrato? Qual è la risposta? Quant'è una pertica e quant'è un braccio? Lo vedi, non lo sai. Questo te lo spiego dopo. Vediamo la seconda domanda. Di nome di 6 animali che vivono in zone molto fredde. Io lo so. 3 facche e 3 orsi. Oh! No, Stella.
devi dire se hai animali diversi tra loro. Per esempio orsi, foche, trichechi e volpi, orsi polari. No, li hai già detti gli orsi. Gli orsi polari sono diversi dagli altri orsi. Beh, se ragioni così, allora puoi anche dire mamma orsa, papà orso e orso figlio. Aspetta, quale altro animale ho visto quando siamo stati su al Polo Nord? Ora mi ricordo. Lo skunk. Non guardare me, squalo disonesto. Questa risposta è sbagliata, Stella, eh? Qual è la prossima? È vero che il calore dilata i corpi? Dilata cosa vuol dire? Fa più grande. Secondo te il caldo fa ingrandire le cose? Le fa diventare sì più grandi. D'estate i giorni sono più lunghi, non è vero? Secondo me è giusta come risposta. Scrivi il monologo che preferisci nel Mercante di Venezia. Ah! Questa è una trappola di quella brutta strega. Ti sembra una domanda per uno di 8 anni? C'è un errore. Devo aver sbagliato foglio. Questo è l'esame per le scuole superiori. Sai, io ho letto solo domande di esame e mi sono detto è fatta. Bravo, non sai nemmeno rubare. Su, Stella, continuiamo la lezione. Di aritmetica? No, quella l'abbiamo finita. Se la cava con le frazioni? Altro che. Quante metà ci sono in un intero? Ma se è rotto non è più un intero. Ma una cosa intera ha sempre due metà uguali. Una cosa grossa è più grande di una cosa piccola. Non ha mica torto. Dici? Senti, se hai 4/4... No, lascia perdere. Figurati se le domandano le frazioni. Passiamo alla geografia adesso. Di quello che ti ho imparato ieri. Questo è l'Atlantico, questo è il Pacifico, questo è l'Equatore, questo è il Polo Nord. No, troppo in fretta, troppo in fretta. Il mondo va più in fretta di così. Accidenti. E questa qui che cos'è? La Cina. Cosa viene dalla Cina? Il tè. E cos'altro? I cinesini. Stai sprecando il tempo, vecchio mio. Chi vuoi che chieda a una bambina come Stella cose sulla Cina? Che ne sai tu? Mica hai passato l'esame degli 8 anni. Avrei potuto passarlo. Può darsi, ma quando eri stagionato? Visto che ho detto a quella Morgan che Stella studiava sulla Bibbia, vedrai che le domanderà qualcosa sulla Bibbia. Beh, pochi bambini ne sanno quanto ne sa lei. Lo so, però... I 4 evangelisti. Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Brava. Ricordi la storia che ho letto l'altro giorno sul figliol prodigo? E il padre disse, prendete il vitello grasso e uccidetelo, così noi faremo festa. Sì, giusto. Ma non tutti furono felici. C'era un fratello e dei vicini. Chi era triste per il ritorno del figlio al prodigo? Il vitello grasso! Se vuoi, tu gliela puoi dare una spinta a Stella. Non dire assurdità, Paul. Quando si esamina, si ha il dovere di essere imparziali. Lo sai che voglio bene a Stella quanto te. Oh, se fossi io al posto tuo, farei carte false pur di promuoverla. Invece io non mi sento di essere ingiusta. Vedi, gli esami sono una cosa seria. Io mi ricordo che una volta non riuscii neanche ad aprire bocca e mi promossero lo stesso. Forse perché avevi studiato. Oh no, ma avevo visto la maestra far piedino al direttore. Anche se Stella mi vedesse baciare il direttore, non l'aiuterei. Oltretutto, la signora Morgan non è che si fidi molto. Mi terrà gli occhi addosso come un cobra. Sì, lo so, ma per una volta vorrei che facessi una pazzia per Stella. Anch'io vorrei che tu la facessi per me. Oh, Mary. Sì? Ciao, ci vediamo domani. Tieni. Grazie, capitano. È per la maestra. Perché? Sai, è una buona idea. Ottima. Beh, tanti auguri, Gioia. Ma voi non venite? No, ma saremo qui intorno. Stammi a sentire. Tu devi farli bene questi esami. Devi farli bene. Altrimenti ti porteranno via da me, capisci? Io non voglio mica spaventarti. No, non vuole mica spaventarti. Ma sei impazzito. No. Farò del mio meglio, sai? Quindi coraggio e niente paura. Io non ho paura. Non c'è da preoccuparsi. No, figurati.
fare adesso? Se sapesse un po' meglio le frazioni... La vuoi piantare? Forse da lì vediamo qualcosa. Sei più balordo di un polipo ubriaco. Vieni. No. Perché no adesso? La maestra scrive gli esempi sulla lavagna. Cos'è un esempio? Oh, non sai proprio niente. Scommetto che non lo sai chi ha scoperto l'America. Un marinaio? Non lo so, ma credo di sì. È stato il capitano! Lui no, impossibile. Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. E io so persino quando l'ha scoperta. Nel 1492. Tu non sai un bel niente. Sei molto intelligente. Sicuro, perciò faccio l'esame quest'oggi. Mia zia vuole che faccia il salto dalla prima alla terza classe. Io so saltare dal primo al terzo gradino del faro. Non è quel salto lì il mio. Venite, bambini. Che cosa succede? Niente, non hanno ancora cominciato e non tirarmi la giacca. Ecco, siamo pronti, signora Morgan. Meno male. Non vedo l'ora di cominciare. E anche mio nipote, immagino. Cyril, tu siediti lì. E tu qui accanto a lui. Ma cosa serve? No, non si chiacchiera. Una bambina impossibile. Plim, 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 plim. Allora cominciamo con l'aritmetica. Cosa ti dicevo? Le frazioni! Su, fa salire bene! Attento! Abbiamo 8 golette da pesca. Non sono golette, sono catch! Forse hai ragione, Stella, ma non distrarti. Qui ci sono 8 barche. Queste 5 se ne vanno. Allora, Stella, in porto quante ne rimangono? Ma perché sono rimaste? Gli si è impigliata l'ancora o cosa? E nei pasticci? Sì, ed è colpa tua. Perché saluti? Gli scolari alzano la mano quando sanno rispondere. Quante sono le barche rimaste? 3. Sì, bravo, Siri. Si capisce che sono 3. È un po' agitata. Poi vedrai che si ripete. Sarà, ma forse la signora Morgan ha ragione. Sei negato per crescere un bambino. Chi è negato? Tu, Jane, per tutto sei negato. E te la dovrebbero togliere, Stella. Ma senti, questo mollusco fradicio. Chi è? Ehi, aiutami. Forse ci stiamo in 2. Su. Allora il padre disse: chi ha tagliato l'albero? E Giorgio rispose: padre, non sono stato io. È tutta opera della mia ask. Asha. Attento! Shh, non far chiasso. Avete letto bene tutti e 2. E adesso dovete inventare una storia sul tema sono rimasto solo a casa col mio fratellino. Comincia tu, Cyril. Io non ce l'ho un fratellino. Sì, lo so, ma fa finta di averne uno. E che la mamma ti abbia lasciato solo con lui. Che cosa è successo? Io sono rimasto solo col mio fratellino. Abbiamo giocato e ci siamo divertiti. E poi? Ho finito. E tu cosa mi racconti, Stella? Una sera il capitano se ne andò lasciandomi sola nel faro con il mio fratellino. Il mio fratellino si chiama Jimmy. Tutto ad un tratto ci piombò addosso una grande ondata. Jimmy aveva paura, ma io invece no. Beh, forse un pochino sì, però abbiamo detto tutte le preghiere che ci ha imparato il capitano. Insegnato! Allora, con me e Jimmy dentro, naviga, arrivò... Sentito? In Cina? Sì, la bocceranno per tutte le bugie che dice. E lì c'erano un sacco di cinesine e cinesini, e noi giocammo con loro. E poi una cinesina regalò a me un bel kimono e a Jimmy un giocattolino. Però tutto ad un tratto arriva una nave di pirati che presero me e Jimmy.
Ma siccome poi ci fu una terribile tempesta, loro scapparono tutti via per la paura. E io e Jimmy facemmo vela per l'Africa nera. Ma ci arenammo sulle coste della Finlandia e fummo salvati da un peschereccio che faceva rotta per Singapore. Però il secondo era uno spione e sabotò la nave. Basta così, Stella. Io non ho mica finito. Il resto ce lo racconterai un'altra volta. Adesso siediti. Ma la storia non fa parte del programma. Ma mio nipote... Qualche cosetta di storia gliel'avrai raccontata. Non ne sa nemmeno una parola. Ecco, me l'aspettavo. Come vuole. Cyril, chi ha scoperto l'America? Cristoforo Colombo. Sì, infatti. E quando ha scoperto l'America? Nel... Sì, Stella? 1492. Oh, bravissima! E questo non è niente. So cantare, so ballare, so anche leggere la bussola e... Sì, ma non ora. Vieni qua, Cyril. Tornate nei banchi e risolvete questi problemi. Dopodiché avrete finito. Io le proporrei di interrogare. Allora, che ne pensa di mio nipote? Cyril è un bambino molto sveglio, signora Morgan, ma non trovo che al momento sia il caso per lui di saltare un anno. E io l'ho passato l'esame? Sì, ce l'hai fatta. Sei stata promossa in terza. Hai sentito? Wow! In terza! In terza! Che è successo? Ti hanno promossa! Promossa! Non avrei mai pensato di assistere a uno scandalo simile. Io comunque so di essere stata... È brava! Voleva mettere Stella in un istituto, eh? Ci metta quel tonto di suo nipote, invece. Vieni qua. Se pensano che sia finita, si sbagliano, e di grosso. La gente valorosa dorme giù negli abissi, onore a loro. Voi siete tutti in combutta, ma vi accorgerete ben presto di chi sono io e di che cosa sono capace. Coraggio. Poteva rovinarsi, rovinarsi. Un altro po' di sidro, nastro? Mica male, per uno che non ha mai studiato sui libri. Che diavolo c'entrano i libri col sidro? Non sto parlando del sidro, ma del fatto che ho istruito Stella così bene che è passata subito in terza. Tu l'hai istruita? Ma se non entreresti neanche in prima, tu. È per merito mio che è stata promossa. Piantala di vantarti, Tricheco, e brindiamo a Stella. Pensavi forse che brindassi a te, vecchia balena puzzolente? A Stella! A Stella! Con questo vestito sono bella come lo era la mamma. Io penso di sì. Ho dovuto faticare molto per adattarlo a te. Ecco fatto. Non ti piacerebbe che io abitassi con voi? Così ti adatterei tutti gli abiti della mamma. No, preferisco crescere io per poterli mettere. Oh, vuoi dire che non ti piacerebbe proprio? Lei è una brava donna, ma oggi io sono la padrona e non ci possono essere due padroni in una casa. Comunque diglielo, Capitan Gennaio, che ti ho adattato io il vestito. Gliela dirà sì. Su, corri. Corri a farti vedere. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la Ah, come sei carina così. È riuscita da un libro di favole. L'hai fatto da sola quel vestito? La signora Kraft mi ha aiutato un pochino. L'ho cercata dappertutto, capitano. Perché a me un telegramma sembra importante. Grazie, Bud. Giorno 30 corrente mese, sistema automatico verrà installato nei fari del vostro distretto. Informi i guardiani che loro opera non sarà più richiesta dopo tale data. Brutte notizie? No, le solite grane dell'ufficio. Oh, scartoffie! Io pensavo, sono rinsaviti a Washington, vogliono sbatterlo fuori. No, non hai fatto c'entra. Suoni qualcosa, Capitan Nasro? Ecco, io... No, niente, Stella, non ora. Ho un mare di cose da fare. Buonanotte, cara. Buonanotte, vecchio gabbiano. Buonanotte, Capitan Nasro. Informi i guardiani che la loro opera non sarà più richiesta dopo tale data. Cara signora Mason, se lei è parente di una bambina... Hai vinto. 52 a 54 a mio favore. Sono ben 10 anni che ti batto. E credo che ti batterò per altri 10. Sera, ragazzi. Mi hanno detto di portarti le provviste passando. Posale là sul tavolo. Va bene. Ah, avrei giurato che me l'avresti tirate dietro. Come fai a finirle in una settimana? Automatico, automatico. Tra un po' faranno anche una macchina per leggere e una per masticare. Dai, muovi, Jen, tocca a te. Di cosa stai blatterando? Cos'è che sarebbe automatico? La nuova lampada che piazzano qui. Io non me la sono sentita. Quando la metteranno? Il 30.
colpa tua! Ho mandato giù la zicca! Vedrai cosa ti faccio mandare giù, cornacchia rimbambita! Capitano, non vieni! Cosa c'è, capitano? Hai dei problemi? No, no, va tutto bene, cara. Tutto bene. Io non riesco ad addormentarmi se non mi leggi qualcosa. Su a letto. Sotto. Stasera sei tu che hai bisogno di ascoltare una favola. Avanti, dammi quel libro. A me piace questa perché dice le cose che io provo per te. Cos'è che rende la vita più dolce, più bella e più completa? Not a big dollhouse. Non capisco perché nessuno ha risposto alla mia lettera. Tra due giorni il capitano sarà disoccupato e chissà come gongolerà quella strega. Oh, questo è più che certo. È una vergogna che Jen non possa trovare un altro lavoro. È uno dei migliori navigatori di tutta la costa. Non c'è lavoro per nessuno al giorno d'oggi. Ma forse col passaggio dei merluzzi qualcosa salterà fuori. Forse la lettera non è arrivata. Provi a mandare un telegramma. Questa è un'idea. Ma voi pensate che sia giusto cercare queste persone? Ma certo che è giusto. La cosa più giusta è che hai fatto in vita tua. Non oso pensare a quello che dirà Jen quando lo saprà. Lo so, ma se non viene qualcuno a prendersi Stella, l'ispettrice la farà portare via. Appena risulterà che lui non ha lavoro né mezzi per mantenerla, le basterà far così per levargliela. Ma io non so niente di questi signori Mason, a parte il loro indirizzo. Possono non essere parenti di Stella. Chiunque siano, con loro Stella starà meglio che in un istituto. Figurati poi un istituto dove la signora Morgan conta qualcosa. Questo è vero. E Boylston Street è una zona molto elegante di Boston. Ci pensa lei, per favore, a mandare il telegramma? Ecco, questo è l'indirizzo. Me ne occupo immediatamente. Vieni, Paul. Nessuno al mondo cercasse lavoro. Perché, Stella? Tu sei preoccupato. Il capitano è preoccupato. Lui persino più di te. Lui dice che tra due giorni si troverà sul lastrico. Ciao, Stella. Ciao, Paul. Salve, capitano. Ve la state godendo? Non proprio sul serio. Io faccio solo per finta. Il capitano è distrutto da quando sa di dover lasciare il faro. Tiralo un po' su. Anche lui è preoccupato. Lui è nato preoccupato. Che cosa vuoi? Ah, finiscila. Ti comporti come se fosse colpa mia, se quelli mettono un faro automatico. No, non è questo. È che sono disperato. Non so da chi andare a chiedere un lavoro. E con tutte le storie che ha fatto la Morgan per Stella. Io credo che per lei non hai più motivo di preoccuparti. Ho avvertito quelle persone. Persone? Che persone? Quella coppia dell'album, i Mason. Gli ho chiesto di venire. Hai fatto questo? Tu? Noi abbiamo sempre litigato, ma in cuor mio ti ritenevo un amico. Io sono tuo amico. Mio amico? Cerchi di togliermi la bambina e dici di essere un mio amico? Sei uno sporco doppio giochista. Io ti spacco la faccia. Ma è per il tuo bene che l'ho fatto, gente. Lo vuoi mettere in testa? Io so soltanto che sono stato venduto dall'uomo di cui mi fidavo. Nessuno ti ha venduto, vecchio mio. Sì, invece. Fai di tutto perché quelli mi rubino Stella. Un colpo che studiavi da chissà quanto tempo. Dai, dai, ragiona. Sei rimasto senza lavoro. Ora ricordo che hai detto persino che quella strega aveva ragione. Che non ero in grado di educare Stella. Ci ho riso sopra allora. Sai benissimo che... Ma ora so che lo pensavi. Ti sei messo d'accordo con loro per togliermi Stella. Se osi ancora venirmi vicino, io ti sfascio una sedia sulla zucca e...
su. Anche di questo che ce ne facciamo? Erano anni che bisognava eliminare questo vecchiume. Col vecchiume il capitano ha salvato non so quante navi. Con questa lanterna cinese gli conveniva usare una candela e qualche cerino. Forza, forza ragazzi, è già tardi. Sì, Stella, è tardi ormai, meglio andarcene. Come ci si riduce a vivere soli in questi fari? Dove andiamo, capitano? Dalla signora Croft. È simpatica. Lo sai, Stella? Sono contento di andarmene. Non sono più un ragazzo e tutti questi gradini cominciavano a pesarmi. Anche a me. Perciò sono felice di vivere con la signora Croft invece che qui. Davvero? Sta vicino alla scuola, così non avrà tanto da camminare. Ah, è già. Sì, sono contento che ce ne andiamo. Anch'io. Sono stanca di guardare fuori e vedere solamente mare. Solamente mare. Presto, ce l'ha fatta. Ti avevo detto... C'è riuscita, l'ha ottenuto l'ordine. Che ordine? L'ordine di comparizione in tribunale. Su, presto, dovete andarvene. La signora Morgan sarà qui fra un momento con un tale della polizia. Tu non vuoi che si portino via Stella, no? Comunque non scappo, non ho paura del tribunale. Senti, se quelli si prendono Stella, tu la perdi quanto è vero che sei qui. Che cosa vogliono farmi? Niente. Non essere cocciuto, ti batterai dopo. Ora prendi Stella e nasconditi. Dove? C'è la mia barca nella cala, la prendi e fili subito al largo. A un miglio circa ti fermi e resti là. Su, forza. Vieni, Stella. Caricherò il resto sulla tua barca e più tardi ti porterò delle provviste. Va bene. Su, presto, Stella! Vieni, prendile. Fatto, issare le vele. Vedrai che filerà tutto a meraviglia. Tu non lascerai che mi portino via, vero? Su, non piagnucolare. Non potranno neanche toccarti. Ma adesso sdraiati un po'. Non te la prendere, Stella. Chiudi gli occhi e fa un bel sonno. Per il momento vi ho portato questo. Forza, dammi una mano. Ciao, Stella. Ciao. No, tesoro, è meglio che resti di sotto. Eccoli, sono là! E che succede, capitano? Che succede? Niente, niente, Stella. Non è più tempo di fuggire. Mi dispiace, Jen, devono avermi seguito. Afferra la cima! Dai, volta alla cima di prua. Sì, signore. Ma attento, si appoggia a me. Sono dell'ufficio dello sceriffo. Devo far comparire la bambina davanti al giudice Thompson. A Salem. Ok, quando ci aspetta? Domani pomeriggio alle 3. Saremo lì. Prenda subito la bambina. Non vede che può sottrarla alla giurisdizione del tribunale? Lui non ci pensa nemmeno. No? E che ci fa su quella barca? Mi scusi, si avvicini, prego. Ora è lei responsabile della bambina. Se dovesse portarla fuori dalle acque territoriali... Forse ha ragione, è meglio non correre rischi. Su, vieni, piccola. Non mi toccare, non mi toccare, lasciami stare. Su, non toccare, tu sei buona. Non mi toccare. Guai a lei, se la tocca.
Lei vuole portarmela via! Lei vuole rubarmela! La capitano! Ho detto di prenderla! Ehi, smettetela! Ti prego, capitano, non farmi andare via! No, ti prego! Coraggio, piccola! Non fare storia! Sei ferito? No, non è niente. Va, Costella, non perderla d'occhio. Va, ci penso io a lui. No, non voglio andare via! Lasciami! Non voglio lasciare il capitano! Non aver paura! Non piangere! Lasciami in braccio! Voglio stare col capitano! Io verrò presto! Sii buona, tesoro! Perché non vieni via anche tu? Capitano, che cosa ti ho fatto? Calmati su, Stella. Vedi, tu sei stata rapita da una banda di pirati, ma noi ti salveremo e tornerai prestissimo dal tuo capitano. Capitano Nasro, sono arrivati, sono qui, sono venuti a chiedere di lei. I Mason, gli zii di Stella. Allora, quella signora era proprio la zia. Sì, ricevuto il telegramma, sono partiti subito. Ah, lei interferisce, eh? È un trucco, di sicuro. No, non è un trucco. Sono proprio dei parenti di Stella. Questo lo stabilirà il giudice. Secondo i documenti che ho io, la bambina non ha parenti. Li ho trovati adesso. Ah, che combinazione. Stia a sentire. Lei è autorizzato a togliere Stella al capitano. E io, vede, lo riconosco. Ma è autorizzato a portarla via ai suoi parenti. No, ma che ne so se lo sono davvero. È semplice. Faccia un salto dalla signora Croft e parli con loro. Certo è strano che dopo ben 4 anni saltino fuori dei parenti. Non c'è niente di strano. Io ne ho parlato a lungo con loro. Il signor Mason è console americano in Marocco e sono appena rientrati dall'estero. Sono persone molto a posto e hanno modo di provare la loro identità. Comunque non credo. Immagino che conosca quel famoso comma 3, paragrafo 2 del nostro codice. Potrebbe avere un sacco di guai sottraendo una bimba ai suoi parenti. Sarà meglio che faccia 2 chiacchiere con quei tizi. Andiamo da loro. Dove andiamo? Ormai sto bene. Devo cercare Stella. Hai bisogno di riposo ora. La ferita è peggiore di quello che pensi. Non fa niente. Voglio ritrovare Stella. Non adesso. Di notte non succede un bel niente. E poi c'è Nasro con lei. Lo so, ma lei vuole me. Domani starei meglio. E per prima cosa andremo a cercarla. D'accordo. Appena farà giorno, eh? Io sono pienamente d'accordo, ma forse il giudice... Non ha che da convocarmi quando preferisce. Ecco il mio biglietto. Bene, arrivederla. Lieto di averla conosciuta. Ti piace la bambola, Stella? È un bel nome, Stella. E voglio che lo conservi. Tu ti chiamavi Helen. Sai, dice mamma se la premi. Lo so, ma io preferisco questo. Oh, è una bellissima bambola. Noi vogliamo solo vederti veramente felice. Io voglio vivere col capitano. Lui ha bisogno di me. E io avevo cura di lui. Senza di me si sente perduto. Lo so, deve essere una persona meravigliosa. Lei è sicuro che non dobbiamo parlare col capitano prima di partire? Ora no, signora. Temo che non sarebbe una buona idea. Per lui Stella è una creatura sua. Potrebbe creare dei problemi. Vi prego, voglio vedere il capitano. Che cosa possiamo fare? La piccola è disperata. Ah, sì, piangerà e soffrirà per qualche giorno, ma poi si consolerà. Lo sai, i bambini dimenticano presto. Ma per il capitano sarà un vero tormento. Non c'è dubbio, ma si rassegnerà quando gli dirò che persone siete. È meglio tagliar corto. Addio e grazie. Gliel'ho tolta quel vecchio odioso. In quanto a lei, signorina, ci rimetterà il posto per la parte avuta in questa storia. Ah! Oh, quanto mi dispiace, tieni. Ah!
Ti voglio bene più che a tutte le altre cose messe insieme, perché tu somigli alla mia mamma e perché il capitano ti ha fatta con le sue mani. Allora, Stella, c'è una bella sorpresa per te. Ti piacerebbe fare un bel viaggio? Sì, molto, zia Mary. Andiamo allora. Adesso vedremo se ti piace davvero. E avrai anche un salone per i tuoi giochi. Grazie, zio John. Vuoi dare un'occhiata al ponte? Oh, sì, per favore. Il capitano me ne parlava sempre. Comandante? Capitano! Capitano! Capitano mio! Ciao, Stella! E io sono il secondo. Ciao, Stella. Io sono l'equipaggio. Ora che hai un lavoro puoi subito sposarti. Certo, non ho più bisogno di aspettare che passeggi dei merluzzi. E ora, capitano, ho una sorpresa anche per lei. Guardi. Ciao, caro. Io sono la cuoca. Thank you.